questo arnese agricolo, sia pure di epoca moderna, è il classico aratro bivomere destro che i contadini utilizzavano per cercare di creare le condizioni di abitabilità per le piante, si dice in gergo tecnico così, cioè favorire la tessitura del terreno adeguata perché nella radice circoli aria e acqua, che poi sono gli elementi essenziali, l'acqua, voglio dire la linfa di nutrimento della pianta, che sono gli elementi essenziali per far crescere bene le culture. Questo aratro era concepito un tempo per cercare di eliminare anche le erbe infestanti, ed allora il terreno lo ribaltava, cioè la parte superficiale andava a finire sotto il solco e sopra portava la parte sottostante. Questo sistema di coltivazione, diciamo, per creare appunto la tessitura adeguata per le piante del terreno, del suolo agrario, ultimamente è stata superata perché intanto fare un'aratura con questo sistema costa il doppio che rimuovere il terreno con quest'altro automezzo che si chiama Ripper. Che cosa fa di diverso questo attrezzo? Questo attrezzo non ribalta il terreno, ma lo rimuove lasciandolo sul posto, ed allora il suolo agrario, quello dove rimangono le radici delle piante, dove è più facile trovare la sostanza organica e quindi la fertilità del terreno, con i batteri, milioni di batteri per ogni centimetro cubo, eccetera, che serve a creare la linfa per le piante, assorbibile, e quindi creare il nutrimento per le piante, questo attrezzo lo lascia, il suolo agrario lo lascia lì. Che cosa ha di difetto? Che non riesce a dominare le infestanti, perché le infestanti rimangono sopra. Però la fertilità del suolo è mantenuta, non è bruciata al sole fino a 50 centimetri sotto, ma semplicemente nella parte superficiale. Dopodiché, alla prima pioggia, quando il terreno si dice è temperato, cioè la pioggia passa tutte le zolle, no? E si riasciuga, questo terreno diventa morbidissimo e si riesce a preparare un letto di semina eccezionale. Se invece si rigira in quella maniera, il seme che va sopra non trova più gli elementi per nutrirsi, perché non trova più le radici, non trova più la sostanza organica accumulata, non trova più le condizioni ideali per riuscire a far sviluppare al meglio la pianta. Ma soprattutto noi risparmiamo la metà dei costi nella preparazione del terreno, che non è cosa di poco conto. Come potete ben vedere, io quest'anno non li ho attaccati per niente, né l'uno né l'altro. Ho fatto tutto con questo. E in questa maniera riusciamo ad essere più adeguati ai tempi. Naturalmente, le piante, se piove
dopo aver rimosso la prima parte del suolo agrario che si è compattata con la coltura, con le radici riescono ad andare anche in profondità e quindi andarsi a cercare l'acqua negli strati più bassi.